Allora, iniziamo a vedere gli aspetti più specifici, più sintattici dei due livelli di rappresentazione che useremo, no, per raccontare i casi d'uso. Vi ho detto, noi usiamo una combinazione di due rappresentazioni, quella grafica, che è composta dai diagrammi di casi d'uso, che hanno la sua sintassi ovviamente, le sue regole, i suoi elementi, più una versione con testo strutturato e dettagliato, con livello poi di dettaglio, che vedremo invece la settimana prossima, che sarà usata per descrivere il contenuto dei casi d'uso. Ok? Vediamo, iniziamo a vedere la sintassi grafica, quindi dei diagrammi dei casi d'uso. L'UML prevede di poter rappresentare i casi d'uso e alcune informazioni su di essi. Abbiamo visto ad esempio l'attore o gli attori che sono coinvolti nei casi d'uso, attraverso un diagramma, appunto lo use case diagram che abbiamo già cominciato a vedere, a livello di insieme, cioè lo stesso diagramma di casi d'uso al suo interno contiene molti casi d'uso, più di uno, e soprattutto esplicita le relazioni tra questi vari casi d'uso e gli attori. Quindi nel diagramma UML non c'è il dettaglio, no? Da questo punto di vista è un tipo di diagramma che è meno specifico rispetto al modello concettuale, al modello di processo, dove comunque si entra più nel merito, ma è più appunto un quadro di insieme. Un quadro di insieme a cui si può associare, per ciascuno di questi diagrammi, per ciascuno, scusatemi, di questi casi d'uso compresi nel diagramma, un livello di descrizione breve, che però nel diagramma non ci sta, devo scrivere a parte, no? Non c'è un posto nel diagramma in cui poter scrivere per ogni caso d'uso la sua breve descrizione del tipo di interazione che è previsto. Non ci sta per ragioni di spazio, grafico essenzialmente. Quindi la dovrò scrivere a parte. Gli elementi principali, come abbiamo visto, di un caso, del diagramma dei casi d'uso, sono questi due, l'attore e il caso d'uso. L'attore, abbiamo già visto, l'utente rappresenta un utente o comunque un'entità esterna, un'entità che potrebbe anche non essere una persona esterna, ma un altro sistema informativo, un altro dispositivo che gioca il ruolo dell'utente in quel momento. È più facile ovviamente pensare se è l'utente, se è un qualche tipo di utente, che interagisce col sistema e scambia informazioni col sistema. Scambia ovviamente vuol dire nelle due direzioni, fornisce e riceve informazioni. In generale, questo attore avrà tanti obiettivi. Ciascuno di questi obiettivi sono soddisfatti da almeno un caso d'uso. Quindi i casi d'uso rappresentano le varie funzionalità del sistema, descritte sotto forma di obiettivi forniti o soddisfacibili per l'utente, per un certo ruolo. Quindi noi, anziché elencare le funzionalità del sistema come un elenco numerato, funzione 1, funzione 2, funzione 3, funzione 4, funzione 5, li descriveremo come un insieme di casi d'uso. Casi d'uso che al loro interno saranno articolati in vari punti, in varie sottofasi, le quali a loro volta magari potranno essere anche in parte condivise, potranno esserci delle parti in comuni, delle sottofunzioni che sono condivise tra più casi d'uso. E in qualche modo dobbiamo riuscire a rappresentare questa informazione. Il caso d'uso è atomico e unico, identificato dall'obiettivo dell'attore, non dal fatto che la videata è la stessa, perché potrebbe esserci magari una videata iniziale uguale, che poi lo stesso attore prosegue in modo diverso perché aveva obiettivi diversi. Quindi
Allora in quel caso avremo un primo passo di due casi d'uso diversi che in quel caso coincide. E allora dobbiamo poi riuscire a rappresentarlo, ma ciò che rende uguale o diverso un caso d'uso dall'altro non è il contenuto dei singoli passaggi, che cosa contengono, ma l'obiettivo che si dà all'utente nell'approcciare il sistema. Attori e casi d'uso sono legati da relazioni. Le relazioni possono essere usate con una freccia, con la molteplicità, noi non useremo particolarmente, quindi non entriamo nel dettaglio, su ad esempio il caso della molteplicità, qui c'è una molteplicità uguale a 1 che significa che questo caso d'uso può essere usato solamente da un attore, solamente una delle persone che hanno quel ruolo può fare quell'azione, che ne so, installazione del sistema, la fa il sistemista ma la fa uno solo. Un secondo non la può più fare perché una volta che è fatta, ma sono, se vogliamo, livelli di dettaglio in cui raramente ci serve entrare. Quello che ci interessa capire è quale attore può partecipare in quale caso d'uso. In questo caso parliamo di attore primario, attore principale, l'attore che ha in sé la patata bollente, ha l'obiettivo da raggiungere. E quindi è lui che attiva quel caso d'uso e che ha l'interesse di completarlo. Gli altri attori secondari e gli stakeholder e compagnia bella non riusciamo a rappresentarli in questo diagramma, sarebbero, non c'è posto per metterli. L'attore è quello che attiva, inizia l'esecuzione del caso d'uso, fa sì che questo venga attivato. Noi stiamo sempre pensando a sistemi informativi di tipo classico, di tipo reattivo. Che il sistema informativo, se non c'è nessun utente che lo usa, lui non fa niente, sta tranquillo, non va a prenderti a casa, a dire adesso vieni che facciamo quello, no? Sei tu che vai lì e apri una certa funzione per poterla eseguire. Quindi chi inizia il caso d'uso nei nostri contesti è praticamente sempre l'attore. Poi tra altre, allora, questa è la relazione essenziale, l'attore partecipa in un caso d'uso e anche lo attiva in un certo senso. Poi ci sono, a livello sintattico, grafico, altre notazioni possibili. Una molto utile è questa, che è indicata qua sotto, di inclusione. Cioè un caso d'uso può includere un altro caso d'uso. Cosa vuol dire? Vuol dire che nello svolgere il caso d'uso B, farò una certa serie di cose, tra le quali è compreso un sottoinsieme che chiamo A. Quindi B avrà una serie di passaggi, tra i quali c'è un gruppo di passaggi, di azioni, di interazioni, di scambi di informazioni, che posso chiamare A e lo scrivo da parte. Quando è che mi serve? Mi serve quando lo stesso insieme di interazioni che ho chiamato A, caso d'uso A, può essere usato più volte, può essere incluso da più casi d'uso. Quindi in qualche modo l'utente attiva il caso d'uso B, quindi vediamo l'attore che è collegato al caso d'uso B, il quale caso d'uso B include il caso d'uso A. Pensiamo all'esempio del bancomat di prima. La fase in cui inserisco la tessera e inserisco il PIN è comune sia al fatto che debba prelevare, sia al fatto che debba caricare il cellulare, sia al fatto che voglia vedere il saldo. Quindi io ho tre casi d'uso distinti, perché sono tre intenzioni diverse dell'utente e poi sono tre conclusioni diverse dell'attività. Ma tutti e tre includono una fase iniziale, in questo caso iniziale, che è l'inserimento della tessera e l'inserimento del PIN. Allora in quel caso, se vogliamo tornare a questa figura, potremmo aggiungere qua sotto un altro caso d'uso, scusatemi la forma, che è inserisci il PIN ad esempio, proprio oggi dovevo dimenticare il mouse a casa, e l'inserimento del PIN è un caso d'uso che è incluso, scrivo solamente una I per brevità, è già difficile così, in tutti e tre,
facevo prima di farlo in hashtag, vero? I è una i perché è al puntino. Vabbè, me ne vergogno, ma ci siamo capiti. Casi tutto diversi, i quali al loro interno contengono una sottosequenza di interazioni che è comune. Per poter far vedere che è comune, io la tiro fuori, la estraggo e uso la reazione di inclusione tra i casi d'uso. Occhio, due punti per non sbagliarsi. Uno è quello grande include quello piccolo e non viceversa. Quindi l'include va dal caso d'uso complessivo, freccia, include, al sottoinsieme che sto usando. L'include è più utile ovviamente se ha più frecce che puntano a lui, perché vuol dire che effettivamente è una sottosequenza condivisa, altrimenti, vabbè, posso indicare, ma non è che mi dà molto valore aggiunto. Seconda osservazione, forse la più importante, l'attore non sarà mai in relazione diretta con un caso d'uso incluso. Quasi mai. Normalmente non lo è. Perché la sottosequenza non ha un senso compiuto. Non raggiunge un obiettivo specifico da sola. È un pezzo, è una fase, è una parte. Non abbiamo l'utente che dice, ah che bello, vado al bancomat così inserisco il PIN. No? È un desiderio che è del morboso, cioè di per sé non è un obiettivo. L'obiettivo è altro, e per ottenere altro una fase obbligatoria è quella di inserire il PIN. Quindi, di solito, l'utente si relaziona, attiva casi d'uso di alto livello, di primo livello, i quali a loro volta possono includere delle sottocasi d'uso di livello inferiore. Questi sottocasi d'uso non sono quasi mai attivabili direttamente dall'utente. Mi verrebbe da dire mai, perché non mi sta venendo in mente un esempio in cui abbia senso, però voi mai che ci sia il super caso particolare a cui non ho pensato. Ma tendenzialmente il caso d'uso incluso non è indipendente, non ha vita propria, non ha senso attivarlo da solo. Ovviamente questo è ripetibile, nel senso che se questo caso d'uso B è molto complesso, molto lungo, può a sua volta includere pezzi diversi. Non è, così come abbiamo visto che il caso incluso ha senso, è utile, se viene incluso da più casi principali, e quindi ha tante frecce che gli puntano, è anche vero il contrario, nel senso che un caso d'uso principale può includere varie sottofunzionalità e quindi può anche avere tante frecce uscenti. Questo ovviamente non pone nessun problema. Quindi lo possiamo leggere il fatto che una fase dell'esecuzione del caso d'uso B è composta dal caso d'uso A. Una fase. Questa fase non raggiunge nessun obiettivo da sola. Poi abbiamo visto, l'abbiamo già visto tra gli attori, si può usare una relazione di generalizzazione o ereditarietà. L'esempio che abbiamo fatto prima è che ci sono ruoli di persone diverse che possono essere inclusi l'uno nell'altro. Attenzione che la freccia va al contrario della gerarchia. No? Quando dicevo prima il team o il team leader, l'addetto vendite e il supervisore. La freccia va dalla più specifica alla più generica. Quindi in questo caso il responsabile è un caso particolare di addetto. Lui è il capo, ma la freccia non punta verso il capo, punta verso l'insieme ampio, e lui
è una sottoclasse, vuol dire che fa, può fare tutto quello che fanno gli altri e poi può fare anche altre cose. Nell'esempietto che avevamo fatto prima, si vedeva anche il vertice della gerarchia è l'utente più generico che ci sia. Poi man mano che scendo nella gerarchia ho utenti sempre più specifici, sempre più importanti, che hanno sempre più funzioni. Le funzioni che svolge l'utente nel vertice della gerarchia degli utenti sono funzioni che possono fare tutti, che può fare chiunque, quindi che non ha nessun potere, nessuna importanza nella gerarchia, diciamo così, organizzativa dell'azienda. Quindi in qualche modo queste frecce vanno al contrario rispetto agli organigrammi. Non è la freccia chi è responsabile di, ma di un certo insieme di persone c'è un sottoinsieme che ha delle caratteristiche aggiuntive, di più, e allora sono sotto nella gerarchia. Quindi a parte questa relazione un po' antintuitiva, è semplicemente, noi lo interpretiamo facilmente come ereditarietà, nel senso che tu, cosa può fare questo, omino in basso? Vabbè, può ovviamente attivare questo caso d'uso e poi può attivare tutti gli altri casi d'uso che può raggiungere seguendo le proprie frecce. Se lo leggiamo in termini di quali casi d'uso posso fare, è facile da vedere. Perché parto da qui, vado su e poi mi sposto qua, posso fare questo? Sì, perché ci arrivo attraverso la freccia. Mentre viceversa non è possibile, la persona che sta in alto non può arrivare sotto perché è una freccia che lo spinge via. E quindi non può eseguire questo caso d'uso. Ma la generalizzazione la possiamo anche usare tra casi d'uso. Dove abbiamo funzionalità che si somigliano, di cui una magari è una versione speciale, più specifica dell'altro. Che ne so, io ho un sito in cui ho la registrazione di un nuovo utente e la registrazione di un utente premium. La registrazione di un utente premium è un sottocaso della registrazione dell'utente normale, perché devo acquisire tutti i dati dell'utente normale più i dati di pagamento, ad esempio. Quindi un caso d'uso più specifico, in qualche modo fa tutto ciò che fa il caso d'uso più generico e delle cose aggiuntive più specifiche che fa solo lui. C'è un altro modo un pochino più generale, meno vincolante della gerarchia, della ereditarietà, per esprimere un concetto simile, che è quello dell'estensione. È un po' complicato da capire, nel senso che in realtà la definizione è semplice, ma poi quando nella pratica ci si confonde, almeno in mia esperienza, ci si confonde tra include e extend abbastanza. Sono le uniche due funzioni che possono scrivere. Leggiamo la definizione. Qui ho dei casi d'uso, ad esempio il B, che è detto estende a. La relazione di estensione dal caso d'uso A al caso d'uso B indica che un'istanza del caso d'uso B, quindi un'attivazione di B, può essere aumentata dal comportamento specificato da A. Un esempio facile: vado su un sito di commercio elettronico, caso d'uso B, ricerco prodotti, caso d'uso A, acquisto i prodotti. Allora, l'acquisto viene dopo la ricerca del prodotto, ma la ricerca del prodotto è un caso d'uso di per sé. Io quando vado sul sito del commercio elettronico, vado con l'intenzione, magari non ho deciso ancora di comprare. Quindi il mio obiettivo, il mio goal è cercare dei prodotti che mi interessano. Quindi vado nel caso d'uso, cerca prodotti.
Poi dico, ma che bello questo, lo voglio comprare. Però non è che concludo quel caso d'uso, ricerca prodotti, e ne inizio uno nuovo, adesso voglio comprare qualcosa. Esco dal sito, rientro e adesso lo compro. No? Semplicemente ho una transizione in cui un obiettivo che volevo raggiungere l'ho aggiunto, ma a questo punto il mio obiettivo si estende in un certo senso, si amplia. E quindi come appendice, dopo aver eseguito il caso d'uso B, posso passare al C. Ah, scusate, al caso d'uso A. Allora, in questo caso tu hai un caso d'uso, due casi d'uso che hanno senso entrambi. Hai l'utente che può andare sul sito per cercare prodotti, punto. Hai l'utente che può andare sul sito per acquistare un prodotto, già lo conosce, gli è arrivato il link con la promozione nella mail, non lo so. E allora va direttamente al caso d'uso acquista, ma puoi avere un caso d'uso invece ricerca che in qualche modo viene esteso dal caso d'uso acquista, l'ho detto. Il caso d'uso ricerca viene esteso dal caso d'uso acquista, e in qualche modo ci si aggancia. A un certo punto, anziché dire ok, ho chiuso il caso d'uso, ho chiuso l'interazione, mi tramuto, perché l'utente ha cambiato obiettivo, e mi tramuto in un altro caso d'uso che si svolge in modo leggermente diverso, cioè fa altre cose. La differenza rispetto a un include sono due. Lasciate perdere quell'include che c'è sopra, che è un'altra cosa, sul caso C. Pensiamo all'alb, facciamolo nel diagramma separato, così ci ragioniamo più facilmente. Noi abbiamo l'utente, che è l'acquirente o cliente, diciamo il caso di Amazon, no? Che è un caso d'uso ricerca prodotti, è un caso d'uso acquista prodotto. Prodotto o prodotti. Allora, in hashtag questa relazione di estensione la uso, è già predefinita con questa freccia extend. Quindi ho il cliente che decide, ha l'obiettivo di acquisire informazioni sui prodotti, fare delle ricerche sui prodotti. E quindi è tutta una sua interazione che porta a quell'obiettivo. Quel caso d'uso ha un senso compiuto in sé. Posso aver ottenuto le informazioni che mi servivano e chiudere il sito e andare a casa. Poi posso avere l'utente, come dicevo, che, oh, pardon, che ha già deciso di acquistare un prodotto, quindi va direttamente alla funzionalità di acquisto. Magari l'ho messo ieri nel carrello, quindi vado direttamente lì. Oppure posso avere una transizione interna, dolce, tra l'utente che inizialmente aveva come obiettivo quello di ricercare un prodotto e che strada facendo cambia obiettivo e lo estende. Il mio obiettivo non è più solo quello di ricercare prodotto, ma anche, solo ma anche, vuol dire extend. Non è più solo quello di ricercare prodotto, ma anche quello di acquistarlo. E quindi l'acquisto del prodotto è un'estensione logica, una conseguenza della ricerca prodotti. Nello stesso contesto, nello stesso momento. Ok? Che differenza c'è tra questo cliente 2 e quest'altra rappresentazione che vi faccio qua? Ah, già da me.
Avrebbe senso tra questi due diagrammi utilizzare una relazione di include? Proviamo a far finta di sì. Se volessi usare una relazione di include, come la descriverei? La descriverei al contrario. Cioè, l'acquisto di un prodotto presuppone la ricerca di un prodotto. Per poterlo acquistare devo averlo prima trovato. Quindi nella funzionalità di acquisto prodotto devo prima ricercare il prodotto. Però per quanto abbiamo detto dell'include, normalmente l'utente vede solo il caso d'uso di livello più alto. Quella della ricerca dei prodotti è qua è vista come semplicemente una fase dell'acquisto del prodotto. E quindi in qualche modo non sto dicendo, guarda, il cliente quando arriva può solo volere informazioni oppure può voler acquistare. Quel che sto dicendo è quando l'utente arriva e vuole acquistare, e per poter farlo acquistare, come primo passo gli devo fare scegliere il prodotto. Primo, potrebbe anche non essere il primo, insomma, come uno dei passaggi deve scegliere il prodotto. Poi se quando cerca i prodotti non c'è nessuno che gli piace, il caso d'uso fallisce, perché non arriva all'obiettivo di acquistare il prodotto. Mentre invece nella versione di sinistra riconosco che uno possa legittimamente progetto il sistema affinché lui possa ricercarlo e andare a casa contento perché l'ha trovato. Contento lui, contenti gli stakeholder, contento, cioè il caso d'uso è stato soddisfatto. Mentre invece qui, se avessi un cliente che arriva, ricerca prodotti e non li compra, sto dicendo che il caso d'uso principale, che è l'acquisto del prodotto, non è completato con successo. È completato con fallimento. E quindi dico che gli stakeholder non sono contenti, l'utente primario non è contento, eccetera, eccetera. Non ha soddisfatto le sue richieste, i suoi interessi. Allora, sono forse modi diversi di interpretare o la stessa cosa o cose molto simili. No? Però, d'altronde qua stiamo facendo modellazione, stiamo descrivendo le cose. Quindi stiamo dando un'interpretazione di come deve funzionare il sistema. Si somigliano, le differenze principali dal punto di vista sintattico, proprio delle regole, sono innanzitutto il verso della freccia, che è esattamente l'opposto. L'extend parte da un caso d'uso e la freccia va verso eventuali possibili estensioni, prosecuzioni di quel caso d'uso. L'include invece parte da un caso d'uso e punta verso le sue parti, pezzettini, sotto insieme. Quindi parte da quello più ampio, più completo e include i singoli componenti. Mentre questo parte da uno che può essere un componente e però può essere esteso con altri. Questa relazione di estensione è più flessibile, perché presuppone che l'utente possa iniziare dall'uno o dall'altro indifferentemente. Quella di inclusione invece è quasi più una cosa tecnica interna, cioè internamente c'è quel passaggio lì, allora ti riconosco lo esplicito, lo metto a fattor comune. Ma in realtà ciò che vede l'utente è solo questo, solo quello sotto. Mentre invece sarebbe abbastanza un errore aggiungere un'altra cosa di questo genere. Perché questo ricerca prodotti o è una fase di un caso d'uso più ampio che poi può essere riusato in altri casi d'uso, oppure è un caso d'uso in quanto tale, che ha un suo obiettivo. E allora può essere richiamato direttamente dall'utente. Ma allora se è un caso d'uso in quanto tale, non è che posso includerlo, perché altrimenti cosa sto facendo? Qual è diventato l'obiettivo? Quello prima o quello dopo? O la somma dei due? Cioè non si capisce. Quindi in casi di questo genere ha più senso l'extend. Cosa stiamo
dicendo a livello di specifica di sistema? Stiamo dicendo che, guardiamo la versione di sinistra, che l'utente può fare queste due cose e che a livello di sistema dobbiamo trovare un modo per facilitare il passaggio da una all'altra, senza doverlo fare, ricominciare da capo. Lo vogliamo far meglio questo? Per farlo meglio, io dovrei riconoscere che anche gli utenti anonimi possono ricercare prodotti, ma solamente gli utenti riconosciuti li possono acquistare, giusto? Cioè io posso ricercare prodotti senza dare una password, senza identificarmi. Quando però poi voglio acquistare, vabbè, dovrò dare i miei dati, no? E allora divento un utente riconosciuto come cliente, è nel mio database dei clienti, non è chissà chi sarà che sta navigando in questo momento. Quindi addirittura in questo extend sto cambiando ruolo. Allora lì li vedete i siti che lo fanno e da quelli che non la fanno questa estensione. Ci sono quei siti in cui tu ricerchi i prodotti, poi fai il login e devi ricominciare da capo a ricercarli. Ti rimanda, dopo che hai fatto il login ti rimanda all'inizio, nell'home page, e devi ricominciare a cercarli, quelli fatti male. Quelli fatti bene, magari già come utente anonimo puoi già mettere da parte i prodotti nel carrello, nella lista, insomma dipende come li vuoi chiamare, dipende da cosa stai acquistando. Poi a un certo punto fai il login e ti riconosce, ma ovviamente ti riconosce ciò che avevi già scelto un attimo prima di fare il login. Allora questo io lo descrivo così. Sono partito con un certo ruolo, con una certa intenzione, e poi il sistema mi ha permesso, in modo dolce, graduale, di passare a un ruolo diverso per svolgere una funzione diversa. E non si è dimenticato. Senza questa freccia, ovviamente vale questa freccia, per cui l'utente anonimo può diventare cliente, si registra, entra al login, ma vuol dire che faccio una cosa, poi ne faccio un'altra separata. Quindi alla fine i costrutti che abbiamo nei diagrammi di casi d'uso sono abbastanza limitati. Caso d'uso, utente, generalizzazione che usiamo soprattutto per gli attori, e poi l'estensione e l'inclusione tra casi d'uso diversi. Ma qui c'è un altro esempio, magari proviamo a leggere insieme per abituarci a vedere questi diagrammi. Qui abbiamo, manco farlo apposta, un sistema di acquisti, dove abbiamo da un lato un cliente e dall'altro l'impiegato. Questo è il sistema per ordinare dei giocattoli. Quindi mi dà lo scope, l'ambito, il sottosistema di cui sto parlando, di cui sto descrivendo le funzionalità. Cosa può fare il cliente? Può ricercare un regalo, un giocattolo, e la ricerca di un giocattolo include magari la ricerca sulla base delle preferenze che aveva salvato in precedenza. Ovviamente devo avere un'interfaccia per poterle creare, definire queste preferenze. E poi può verificare lo stato di un ordine che ha piazzato in precedenza. Qui sono tutti allo stesso livello. È ovvio che il controllo dello stato dell'ordine a livello di processo, quindi nel diagramma, nell'activity diagram, dovrà venire dopo aver piazzato l'ordine. Dov'è la freccia? L'ho persa. Dopo aver formulato l'ordine, qua sotto.
L'impiegato può accedere alle stesse funzioni, ad alcune delle stesse funzioni, perdono. Quindi l'impiegato quando è in negozio deve assistere i clienti, può anche lui andare alla ricerca dei giocattoli, oppure controllare l'ordine, ma il cliente telefona, l'impiegato dice sì, un attimo, controllo l'ordine, sì, è stato spedito, oppure ci sono dei problemi di approvvigionamento, arriverà più tardi, o quello che deve dirgli. In questo caso abbiamo lo stesso caso d'uso che è attivabile da attori diversi. Entrambi, nel momento in cui lo attivano, sono l'attore principale di quel caso d'uso. Non stiamo dicendo che lo stanno attivando contemporaneamente mano nella mano. Stiamo dicendo che gli utenti che hanno il ruolo di cliente possono fare ricerca di prodotti. Punto e virgola. Gli utenti che hanno il ruolo di impiegato possono fare ricerca di prodotti. La ricerca di prodotti è la stessa. È la stessa funzione che è accessibile a tutti e due. Mentre invece la definizione delle preferenze dell'utente non è una funzione accessibile all'impiegato perché a lui non frega niente. Non abbiamo bisogno di mettergli a disposizione. Quindi possiamo avere un attore, ovviamente, che può accedere a molti casi d'uso, ma ci sono dei casi d'uso che possono essere accessibili da più attori diversi. In questo caso è una, diciamo così, condivisione esplicita. In altri casi avevamo delle condivisioni implicite dal fatto che un attore era sottoclasse di un altro, quindi automaticamente, implicitamente, condivideva i casi d'uso a cui aveva accesso il primo. Ma qui non possiamo mettere una relazione di gerarchia, no? Tra impiegato e cliente. Non possiamo né dire che l'impiegato è un tipo particolare di cliente, né che il cliente è un tipo particolare di impiegato. Per carità, entrambi sono tipi particolari di utente, se vogliamo. Ma tra di loro non c'è una relazione specifica. E semplicemente diciamo che lo stesso caso d'uso è accessibile a più attori diversi e li colleghiamo tutti. Non implica, lo dico ancora una volta, che entrambi debbano agire contemporaneamente. Poi c'è il diagramma di sotto che dice che il cliente può fare un ordine. La piazzare l'ordine comprende il calcolo dell'ammontare totale, adesso questa è quasi una banalità, per carità. Cioè, tra i vari passaggi dell'esecuzione di un ordine, la conferma di un ordine, c'è quella del calcolo del totale. Quindi faccio la somma, aggiungo l'IVA, aggiungo le spese di spedizione e te lo faccio vedere. Messo qua in questo diagramma è solamente forse un chiarimento in più. Se ci fossero altri casi d'uso che lo includono, avrebbe più senso portarlo fuori come funzionalità sotto caso d'uso incluso. Questo ordine, qui c'è scritto, può avere delle estensioni, ad esempio il fatto di riordinare, cioè fare l'ordine successivo di prodotti che inizialmente non erano disponibili. Allora, quando va bene, il caso d'uso si chiude qua, chiudo l'ordine, ma può darsi che quando ci sono prodotti non più disponibili, io voglia chiedere al negozio, come si dice, lo prenoto, me lo faccio arrivare, no? Guardi, non ne abbiamo, vuole che glielo faccia arrivare? Sì. Allora, io non è che parto dicendo voglio prenotare un oggetto che non c'è. Io voglio quell'oggetto. Se tu mi dici che c'è, lo prendo e vado via. Se mi dici che non c'è, allora magari, forse, decido di estendere, di cambiare il mio obiettivo, visto che non riesco in questo caso a raggiungere l'obiettivo, lo voglio subito, cambierò obiettivo e dirò va bene, allora prenotamelo per la settimana prossima, per quando ti arriverà.
allora ci sono dei passaggi in più per gestire questa parte. Un'estensione che è raggiunta solo dopo, in questo caso, un'eccezione che si verifica nel regolare svolgimento del caduto principale. Quindi in questo caso è un'estensione data da un'anomalia, se vogliamo, o un caso particolare del sistema. A differenza dell'estensione che avevamo prima, in cui semplicemente era l'utente a cui veniva offerta un'opportunità di andare avanti. Ma concettualmente sono la stessa cosa. Io sono partito con un'idea e a metà strada, per qualche motivo, ho imposto o deciso da me, cambio idea e il sistema mi permette di andare avanti da lì. Dimmi. No, perché il riordino estende l'ordine. Aspetta, ho sbagliato io la freccia prima allora? No, giusto. Vedi che va in senso inverso all'include. Leggiamo la definizione. B estende A, freccia extends di A, quando B, che è quello di partenza, può essere aumentato dal comportamento di A. Sì, è sbagliato la freccia. Ok. Non l'ho fatto io questo disegno, l'abbiamo preso da un libro, quindi è andata bene. Perché questo piazza ordine può essere aumentato dalla... Sì. Grazie. La freccia punta verso l'estensione. Ok. Allora, questi sono i tre ingredienti che possiamo avere. Allora, facciamo una cosa a questo punto, invece di andare avanti nella parte, iniziare la parte descrittiva, testuale, quindi il brief, la faremo mercoledì, subito prima della recitazione, quindi usiamo quello slot ancora. Magari riprenderei l'esempio che avevamo fatto a suo tempo, no? Vi ricordate quello dei quiz? Di cui avevamo fatto insieme il modello concettuale e il modello di processo, e proviamo a sviluppare, tanto il tempo c'è direi perché questi modelli sono relativamente più semplici, il modello, il diagramma dei casi d'uso, posto che la voce regga fino alla fine, per questo esercizio. Quindi, andiamo a riprendere, perché la memoria ci aiuta, ma non così tanto, il testo di cui stiamo parlando. E la prima domanda da farsi sul diagramma dei casi d'uso è: chi sono gli attori di questo sistema? Gli attori di questo sistema sono di sicuro il docente e lo studente. Non mi pare ce ne siano altri. Giusto? Quindi noi abbiamo questi due attori, da questo punto di vista è molto semplice questo esercizio. Che chiamo utente docente e utente studente.
non vi sono relazioni di gerarchia tra di loro, anzi faranno cose completamente diverse. Nessuno, pardon, nessuno mai confonda questo docente qui con questo docente qua. E analogamente per lo studente. Questo è un utente in carne e ossa che si collega con la password da docente e fa certe cose. Questo è un pezzo di carta o una riga di una tabella di un database che contiene informazioni su un docente, che sono due cose completamente diverse. Quindi queste sono informazioni che sono legate ad altre informazioni. Queste sono persone che fanno cose. Ok? Che poi la stessa persona possa essere, ma non sempre, rappresentata dal sistema, il quale sistema ha delle informazioni su questa persona, può darsi. Può darsi. Ma non è detto. Ma di sicuro non sono le informazioni che fanno le cose. Sono le persone. Dimmi. Il docente può coincidere con la partizione dell'activity diagram? Sì, sì, sì. Quando l'activity diagram, quando dico il docente fa una certa cosa, il docente inserisce, oppure ho una swim lane con il nome del docente, questo può coincidere con un attore. Può essere la stessa cosa. Dico può perché in realtà spesso gli attori sono più finemente definiti che non le swim lane. Le swim lane assumono semplicemente una responsabilità. Quindi potresti dire che sono l'amministrazione. Poi dentro l'amministrazione ci sono 8 ruoli diversi, tu poi hai bisogno di dire quella funzione lì, chi ha il permesso di farla. No? Quindi sei molto più, puoi essere molto più preciso, qui non puoi fare 27 swim lane diverse, altrimenti non si capisce più nulla. Però sì, ci può essere, bene che ci sia corrispondenza. E quindi anziché andare a rileggere il testo, possiamo andare a rileggere il processo. Qui dice che a un certo punto il docente... Cos'è questo? Ah no, l'abbiamo fatto per... Il docente definisce la data di un compito, prepara le domande e risposte, inserisce l'elenco degli studenti e così via. Queste attività che devono essere compiute dal docente in un certo ordine, in qualche modo dovranno essere accessibili all'utente stesso. E quindi di sicuro ci servono dei casi d'uso che coprano queste attività. Possiamo decidere che ciascuna di queste attività corrisponde a un caso d'uso specifico, oppure magari possiamo fare un caso d'uso unico che ne comprenda due. Dipende un po' da come ragioniamo mettendoci nei panni dell'utente. Queste sono cose che devono essere fatte, punto. Ma dal punto di vista dell'utente, quali sono gli obiettivi che lui si dà? In questo caso posso immaginare momenti diversi. Ah beh, allora ho deciso l'appello, pubblichiamo l'appello, lo inserisco e finisce lì. Inserisco l'elenco degli studenti perché ho raccolto le firme, ho raccolto le cose in aula e poi preparo le domande, è un caso d'uso separato, quindi non vedo motivo di accorparli. No? Quindi in questo caso farei proprio 3 casi d'uso che corrispondono alle attività. Quindi io avrò definisce data del compito,
avrò, com'è che si chiamava, inserisce l'elenco di studenti, e poi avrò inserisci domande e risposte. E il nostro docente farà queste, potrà fare almeno queste cose. Perché io sono in grado di identificare un momento e un obiettivo che il docente si dà nel voler fare queste cose. Oh, gli ho messo un cappello per sbaglio questo. Via. Inserisci domande e risposte, in realtà detto così significa che le inserisce tutte nello stesso momento. Ah, adesso inserisco le domande. Magari le fa un po' per giorno, per cui quel caso d'uso viene attivato più volte, magari posso anche voler modificare le risposte precedenti. Quindi posso pensare a questo caso d'uso come un caso d'uso generale che al suo interno ne contiene altri più specifici, tipo inserisci una nuova domanda, modifichi una domanda precedente. No? Allora, in questo caso, se voglio fare questo ragionamento, arrivare a questo dettaglio, posso inserire questi altri casi d'uso come particolarizzazioni di questo che è più generale. Domanda, poi ci sarebbe tutto il problema delle risposte, ma... Oh, pardon. E questo come, pardon, come lo rappresento? Lo rappresento come generalizzazione. Inserisci una nuova domanda, è un tipo particolare di azione che faccio nell'ambito dell'inserimento delle domande. L'istanza, cioè l'effettiva operazione che fa l'utente, è o questa o questa. Entrambe sono casi particolari di un concetto più generale. Quindi non è necessario collegare queste due all'utente. Questa freccia vuol dire l'utente docente può fare questa cosa che nello specifico significa far questo, pure questo, pure questo, pure altra cosa. Quindi in realtà i veri casi d'uso sono questi e io uso una superclasse, un super caso d'uso in qualche modo per raggrupparli dal punto di vista concettuale. Ma la vera descrizione la dovrò dare di queste funzioni. Quindi questo, in qualche modo abbiamo preso un'attività del diagramma delle attività e l'abbiamo dettagliata di più. Ma può anche succedere di dover fare il contrario. Andiamo avanti nel diagramma delle attività. Lo studente si autentica. Lo studente si autentica, non è un caso d'uso. Non è un caso d'uso. Non può esserci lo studente che dice, ah, stamattina mi alzo, metto la sveglia alle 7 per andare al poli perché devo andare al live a autenticarmi. No? Non ve lo mettete come obiettivo. Non è nulla. È un'attività che devi fare. Ma fa parte di un altro obiettivo. Il motivo per cui la fai non è per averla fatta. Il motivo per cui il docente prepara le domande è perché deve avere domande fatte per il compito. Quindi quello è un risultato in sé. Ho finito le domande, ah che bello, posso andare a casa. Ma mi sono autenticato, non mi dà nessun piacere. Quindi, mentre qua avevamo trovato un mapping... Uno a uno, oppure uno a molti, perché questa l'abbiamo detto, dov'è? Quelle domande l'abbiamo voluta dettagliare un pochino di più, non è detto, no? Anzi, assolutamente no, che tutte le attività descritte in un processo
debbano essere mappate su casi d'uso. Cioè il caso d'uso dello studente è fare l'esame. Inizia e finisce. Non è rispondere alla singola domanda. Non è che vado al poli per rispondere a una domanda, ma per fare l'esame. Poi svolgere l'esame ovviamente è un caso d'uso complicato, lungo, includerà tante altre fasi. Ma il motivo per cui vado è fare l'esame. Che guarda caso non c'è come attività. Sarebbe al massimo, forse, se l'avessimo disegnato così, come macro attività, studente svolge l'esame. E quindi qua lo dichiarerei come un'attività unica. Svolgi l'esame. Che poi avrà dentro l'authenticate, risponde alla domanda, verifica le domande, eccetera, eccetera. Come una serie di altri casi d'uso più di dettaglio che dovremo collegare con un'inclusione. Adesso per non andare troppo lungo col tempo non sto a scrivere tutto. No, questi casi d'uso 6, 7, 8 saranno autentiche, ti risponde alla domanda, controlla se le domande sono giuste, eccetera, eccetera. Le varie fasi, se vogliamo dettagliarle, dello svolgimento dell'esame. Se vogliamo dettagliarle, ma in sé il caso d'uso è uno. Ogni singola sottofase del svolgimento dell'esame non è in sé un caso d'uso perché non porta al raggiungimento di alcun obiettivo di senso compiuto. E quindi il studente ha solo questo caso d'uso qui, in realtà ne ha un secondo che è quello di vedere i risultati, se non sbaglio, no? Quindi c'è lo studente, può anche vedere i risultati una volta che sono stati pubblicati. Poi per il docente c'è ancora tutta la parte di correzione, modifica dei coefficienti, eccetera, no? Che potremmo andare ad aggiungere. Adesso non abbiamo tempo di completarlo. Ok, quindi andiamo a rileggere il diagramma di processo, che se abbiamo fatto completo per bene, possiamo anche non andare più a leggere il testo, e però per ogni fase del processo ci dobbiamo sempre chiedere qual è lo scopo con cui quell'attore o quegli attori svolgono quell'attività, e questo ci dirà che alcune attività singole in realtà sono da spezzare in più casi, oppure che alcuni gruppi di attività in realtà fanno parte di un caso unico, che al suo interno sarà articolato in varie sottofasi. Ciascuno di questi può andare descritto, almeno a livello di brief, cioè scrivendo un paio di paragrafi che spiegano non l'obiettivo, questo l'abbiamo già scritto l'obiettivo, ma spiegano quali sono i tipi di interazioni che avvengono in quel momento. Chiaro che se siamo arrivati a un livello di dettaglio di questo genere è più facile, perché ci sarà molto meno da spiegare. Riprendiamo mercoledì. Grazie.